Una cagata. No.
Allora, sì, scendiamo ancora di un pochino. No, mi ha frenato. Sbagliato. Cazzo, ho sbagliato.
Buonasera ragazzuoli. Sì, ho visto qua, però voglio... Vaffanculo. No, no, no. Io voglio battere sto cazzo di sviluppatore. Ciao Frank. Che non è difficile. Vaffanculo. Ma magari tra un po' allora, dai, ca. Perché adesso voglio fare questo. Ho frenato invece di saltellare ancora. No, sì, va bene, ca. Come stai, Frank? Anche tu qua. Ma che cazzo. Sì, no, ma già gli sono andato vicino. Se non facevo qualche minchia. Ho sbagliato a drappare. No. Che palle. Ma cazzo. Una volta che c'eravamo... No, non mi aveva saltato, cazzo. No, ho sbagliato.
No, che pirla. Cazzo, mi sudavano le mani. A metà giro del secondo mi sudava il dito. Setto. Adesso ti leggo, a parte che non lo batto lo stesso. Tutto bene, dai. Te come va? Tutto a posto, Setto? Ho fatto un errorino e non l'abbiamo battuto, pazienza. Affanculo, non mi ha drappato dall'altra parte. Buon, me ne mancano 4 di piste, poi ho finito tutto, signor Torsetto. Qua, vabbè, immaginavo di aver sbagliato. A proposito, sì, dai, abbiamo finito poi anche sta tortura di delle piste. No, se volete come, perché mi sono rimaste quelle, cioè quelle più difficili le ho mandate fuori dai coglioni. Quindi, a proposito, c'è Jack che mi ha detto di saltellare sull'erba dritto per dritto dopo la partenza. Ma non ho capito fino a che punto, perché lui mi ha detto fino al pad del... al pad del turbo, ma non ho capito su quale, se il primo o questo qua.
Quindi il primo. Ok. A posto. No, non mi ha preso, vabbè. Poi mi ha detto anche di non fare la SC qua, quella lì all'inizio, dopo il primo giro, che non sapevo neanche che esisteva all'inizio, eh. E lo sviluppatore va nell'SC. Invece il caro maestro Jackie Wally mi ha detto di non andare di lì. Vabbè, qua ho sbagliato io. Il punto è che io sto sviluppatore qua, se non avessi fatto una minima minchiata come quelle delle mie, ok, e non mi ricordo a che giro, io l'avevo già battuto. Aspetta che ti leggo, se tu tanto... Non sapevo parlo... Ah, ok, ma quindi la SC non la devo prendere. A posto. Sì. Lui infatti non la puttana troia. Porca troia. Allora, sì, ho visto lo sviluppatore dove va. Non ci avevo mai fatto caso. Bastardo di merda. Se non riesco a non fare cagate, l'ho battuto. Vaffanculo. Ho appena finito di dirlo. Comunque ho pito allora. E sì, quello che fanno i pro. Io non l'ho fatto qua, però a me basta stargli più o meno vicino come li sono stato mo. Perché poi dal secondo giro col blu lo sorpasso. E non m'ha saltato. Sì, ma infatti il primo giro se li sto abbastanza attaccato è finita. Se li sto attaccato come due giri, cioè due partite prima di questa, riesco a batterlo, sennò un cazzo. Sì, perché una volta preso il blu, se li stai così vicino poi riesci a superarlo dopo.
Sì, me ne sono accorto anch'io se tu... E vada via il Kiva. Top, fatto. Ci ho messo poco, dai. Una ventina di minuti più o meno. Perfetto. Sì, era il primo giro che bisognava fare quasi attaccato allo sviluppatore. Peccato che non li sono riuscito a stare attaccato qua allo sviluppatore come due volte fa, perché sennò lo battevo di più. Adesso c'è uno, due, tre e la quarta che è qua. Ecco, skip. Poi vabbè, arena retro me la faccio perché l'ho fatta giusto per spot l'altra volta e c'ho un secondo da migliorare, ma non ci metto tanto. È qua che avevo fatto 1.40.40 e lui ha fatto 1.39.96. Pensa a te. Vediamo un po' se riusciamo a battere anche questo. Se no, quelli più difficili, bene o male, di piste che a me sembravano più difficili, le ho fatte. Quindi, in pista turbo, allora, non è bassissimo il tempo, perché ho fatto una minchiata quasi alla fine, però ho detto chi se ne frega, l'importante è che l'ho battuto, poi per migliorare migliorerò più avanti il tempo, ecco. Però mi pare che l'ho battuto di qualche millesimo, eh. I pro vanno a sinistra qui, solo che io non sono pro. No, ho provato, vabbè. È 30 pure, una 29, no. Provo ad andare. Facciamo una roba, vado a vedere subito, guarda. Guardo subito se tu. No, io non ce l'ho così basso il tempo. L'ho battuto di qualche millesimo, poi ho detto vaffanculo, se lo miglioro, se no vaffanculo. Allora, aspetta, eccola qua. 1.33.32, eccolo qua. Sì, l'ho battuto di 20 millesimi. Per una minchiata che ho fatto alla fine, però frega un cazzo sinceramente parlando, per adesso. Dopo lo miglioreremo. Adesso, ma anche il mio non è che sia tanto guardabile, Seto. Adesso finiti tutti, lo facciamo. Thank you.
No, non mi ha saltato due volte, cazzo. Devo stare più attaccato possibile alla parete, vediamo se riusciamo. No, mi ha drappato dalla parte. No, no, volevo passare qua in mezzo, ma non si passa così però. Pazienza. No, che palle. Aspetta, preparati che fai quella fine di tour. Con tanto di sputo, Betta, ti tiro. Porca troia, non riesco a scendere sotto l'1.40-40. Non ci riesco, non riesco a scendere sotto quello.
Cioè, ho peggiorato di 3 millesimi. Pazzesco. Pazzesco. Che palle. Dai, proviamo un'altra pista, va. Di Zenzero, quanto è? 1,54,51. Ah, beh, dai, battiamo questo allora, dai. Anche se in teoria questo tempo l'ho fatto con velo, quindi in teoria, molto tra virgolette, l'ho già battuto. Dai. No, Pete, no, dai. Puttana, queste le Pete. Prende anche, no, Matt, anche queste si prende. Dio, boh, dai. Cazzo, non mi ricordo più come si va sta pista. No, non mi ricordo più come cazzo si fa. No, non mi ricordo più come si fa sta pista, cazzo. E avevo fatto 1,34, ma facendo delle minchiate come al mio solito. Porco. Sì. Cazzo. Guarda.
sono il più veloce, giusto? Ho fatto identico l'altra volta. Che ho fatto anche un po' di minchiate. Uè, Drazen, GG e PD, bro, hai detto bene. Identico l'altra volta ho fatto. Che adesso lo metto, col derapa tutto, però con la citazione. Betta, stai zitto. Quindi manca questa, Fiera Koala e questa. Circuito spero con te. 2.12, e dove cazzo li vado a togliere? Vabbè che qua ho fatto una marea di minchiate. E sta pista messa su coglioni, ma veramente tanto messa sul cazzo. Vabbè, facciamo velo qua, va. Ma con la pista messa sui coglioni, ma tanto, tanto anche pista di Spyro lì, che cazzo, Minchia. Questa devo ancora capire come le traiettorie. E vabbè, affanculo. Cominciamo bene. Grazie per aver scelto Toxic. Già qui. Ecco, questo non andrebbe fatto, infatti. Purtroppo non possiamo rivelare il contenuto nutrizionale dei nostri menù, grazie per la comprensione. Che cazzo sto facendo? Qua neanche velo riesco a battere, guarda. No, ma perché? Devo essere così scarso. Benvenuto da Toxic Bunker. Che cosa posso portarle? Beh, normale. Non ho drappato neanche mezza volta. Cioè non mi ha preso il pad lì? L'ha saltato di netto. Tre pizze nucleare grandi con liquami extra. Si accomodano. Sì! Nah, affanculo, è vero tanto. Vaffanculo, te la meriti una sbandata. Toxic Burger non è responsabile per ustioni, irritazioni o perdita di muscoli esofagei. Eccolo lì, Twinkle, ho visto l'immaginina di Twinkle, eccolo lì. Però stavolta non ha fatto il serpente. Ecco quello. Comunque io mi farò come Santino McGinn. E Twinkle sa chi è. Veramente? Gli faccio
Gli faccio il ride, voglio vedere la sua faccia. Tanto non cambia l'espressione, rimarrà sempre uguale. Figa ragazzi. Come fa a morire? Muori allora. Ti giuro che adesso me lo metto sul televisore e aspetto che vada in live per fargli il ride. Te lo giuro. Allora, aspetta. CTR. Dov'è McGinn? Aspetta. Eccolo! Grande. Lo tengo acceso. Lo tengo acceso. Minchia, a me fa morire da ridere quello. Ma porco di cazzo, ragazzi. È fantastico. Niente rapata, perso le riserve. Che coglione. Ma poi è sempre vestito uguale, Twinkle. Ci hai fatto caso? È sempre vestito uguale. Grande. Sarà come Mr. Bean che avrà sempre gli stessi vestiti. Hi Saren, thank you for the follow and welcome. Bello. Lo sapevo. Figa, è vero. Grande. Porca puttana, io l'avevo già visto tempo fa lui, ma diciamo che non ci sono stato più di tanto dietro. Minchia, qua mi è andata abbastanza. Cos'è che ha fatto che hai messo LOL? No, adesso voglio leggere, aspetta. Finisco velo e voglio leggere che cazzo ha combinato. Vabbè, ormai. Vai, vai, vai. Mi sa che ci gioco anch'io adesso. Mi fa morire. È fantastico. Perché la cosa bella, se tu giochi insieme mentre lui è in live,
vedere la sua faccia inespressiva quando lo colpisci. Hi, Saredas. No. I'm not strong in this game. How in other game? Ah, ma ha tranciato la testa qualcosa. McKean. No, l'ha reviato Twinkle. Aspetta. What are you from Saredas? Sarendas. Sorry. Sorry for my pronunciation, but I don't speak. Ah, Switzerland, but for the part French, okay. But you know Italian? No, you not study in the Switzerland there? No. È vero. Ah, ok. But in the school in Switzerland. Not study Italy, French and other language. Deutschland, ok. No, ho fatto un'inchiata. Non ti vedo, Twinkle. Ah, è crashata la lobby. Non ha saltato, ok. No, McKean, no! Yes, vaffanculo. Ah, ok. Allora, ok, and you? What do you like the language? Deutschland or Italy? For the study. In Spanish.
questa SC quando sarò un po' più bravo la prenderemo. No! Twinkle matchmaking, McKean. Let's go, let's go! Come on! Non ha saltato. Ah, non ci sei, Twinkle, non ci sei. Non ti vedo. Vacca madoni. Benvenuto da Toxic Punk. Che cosa posso portarle? Aspetta. Che figa! Sì, sì, lo sto vedendo. C'è Verratti, Freud, quella, li ho letti i nomi. Grazie per aver scelto Toxic Burger. Come possiamo avvelenarla oggi? Grande. Ti giuro che se riesci a beccare il matchmaking, io non faccio più le TT e vado in matchmaking solo per giocare con lui. Grandissimo. No, ha fatto un'espressione stavolta. Ha aperto più gli occhi. Ha tirato sulle sopracciglia, Tinkle. Te lo sei perso. Per vedere quello lì, figa, sto sbagliando un botto. Sto sbagliando. Grazie per aver scelto. Grande. Eccolo lì, che finisce giù. Come cazzo ha fatto a non prendere i raggi elettrici se l'avevano praticamente preso? No, beh, io... È primo Twinkle. Sì, l'ho fatta, Twinkle, l'ho fatta. Prima ci ho messo una quindicina di minuti. Perché dovevo riassestarmi dopo un po' di giorni che non giocavo. Affanchi. Ma dai. Mi sto dando ste cazzo di dita. Delle volte. Benvenuto da Toxic Punter. Che cosa posso portarle? Che per un pelo di figa non stavo cadendo. Eccolo lì, Betta.
pazienza vada avanti, chi se ne frega, tanto... Bravo, Setto! Ma vaffanculo, adesso mi recupera sicuro. Vediamo, basta una minchiata che faccio. Guarda, basta. E non recupero più, sbaglio continuamente. Tutto a posto, dai. Abbastanza bene. Grazie per aver scelto Nuclear Fit. Ah, giusto. Aspettate che mi ha scritto la donna. Vediamo cosa scrive. Mi ha scritto. Eccolo lì. Aspetta che mi sono perso dei pezzi. Drappa tutto, sì. Fa fanchiva, aspetta. Tu vedi la Clan War di fare il bravo. Se no io e Ace t'ammazziamo. Ho sbagliato. Bravo, Setto. Così si fa. Drappa un cazzo, un drap. Fanno 3000 monete pompa. Si accomodi alla camera stanca. Vai, Twinkle, vai. È ancora in matchmaking. Ecco, figuriamoci. Sì, certo, sicuramente. C'ha ragione, Ace, derapa un cazzo, non derapa. Farò un audio anche di questo. Con sempre il pulsante derapa, invece che derapa tutto, potrò derapa un cazzo. Così. Ma vada via il culo, va. A me fa morire da ridere. Ciondola la testa come se stesse ascoltando il ritmo di una canzone della Madonna, però la canzone di sottofondo di CTR, fantastico, inespressivo. Ma porco di cazzo, ragazzi. Grande. Ecco, via. Grandissimo McKee. Guarda, non leggo neanche le tue cagate. Tanto so già cosa ha detto, senza neanche leggere, guarda. La mia risposta è... Aspetta, ma parli proprio tu, che hai trovato 3 orbe, 3 maschere e sei riuscito ad arrivare ultimo lo stesso. Ma stai zitto. Oh figa, non riesco più a fare. Grazie per aver scelto Toxic. Poi con la faccia del cazzo che metti sempre, che pensa.
vaffanculo, mi sono rotto con lui. Vabbè. Adesso lo perdo, immaginavo. Drappato poco. No, Twinkle non ci sei da Mekin tu, ancora. C'è uno che si chiama Verratti, 57.000. Grazie per aver scelto Toxic Burger. No, che il corvo. Quell'emoti con lì della minchia. Che mette betta per qualsiasi roba. Questa no, questa va bene. Affanculo, finisci giù. No, la tua foto. Ti faccio vedere anche qual è, guarda. La tua foto è questa, Betta. Questa è la tua foto. Benvenuto da Toxic Burger. Che cosa posso portarle? Minchia. Che coglione. Cos'è che hai fatto? Ah, ecco. Quella è la faccia di Betta quando si stupisce. Fanno 3.000 monete bomba. Si accomodi alla camera. Ah, giusto, Seto, tu non hai sentito la canzone di Betta. Aspetta. E non l'ho messa appena arrivato. Malissimo. La metto subito, aspetta. Questa è la canzone di Betta, quando arriva. E vaffanculo, non la gallina qua. Vorrei essere anch'io inespressivo come McKee. A me giravano i coglioni con queste canzoni. Ma infatti è giusta per Betta sta canzone. Irrita le persone. Basta, per l'amor di Dio. E la ma... in radio c'è anche Betta. Uè, caso, buonasera. Come sta, signor Caso? No! Ah.
Spero che non ti vada il gioco come l'ultima volta, guarda. No, perché? Non ho toccato niente, vabbè. Come mai? No, no, sempre. Botte di merda. Ma no, dai, ma vaffanculo però. Ce n'è sempre una. Ne manca una, sempre una a far 31, Cristo. Grazie per aver scelto. Cos'è che hai scritto a Stream Element di merda? Bravo, anch'io. Anch'io Stream Element, fai schifo. Come vai con quei puntini lì? Cosa è successo a caso? Ero rimasto che eri in trasferta, se non mi sbaglio, lì giù, nel paese di quello schifoso, di Betta. Non so cosa abbia fatto qua, sinceramente. Uno 54 e 11. Come ti ha fregato il posto? Chi? No, Nando, figa di... Porca puttana. Vogliono tutti giocare con McKean. Tutti. Manca... Ma scusa, ma tu hai detto che lavori sulle barche, sulle navi. Ma... Ah, 4 secondi devo passarlo. Vado a fanculo. Ma esattamente, che cosa
Che cosa riguarda il tuo lavoro? Cioè sulle navi, cosa fai? Ristorazione? Ah, ma già iniziato, cazzo. Aspetto che finisce McGinn e provo a entrare anch'io. Vogliono entrare tutti da McGinn. Quindi fa il cuoco. Suppongo. Ma come stai lavorando anche adesso? Sono le 10:40. Fino a che ora rimane aperta la cucina delle barche, delle navi? Ah sì, me l'aveva detto qua. Solo che voglio prima vedere una roba perché in teoria avrei dovuto fare qualche partita e poi, dato che dobbiamo fare gentiluomini oggi, che è la festa della donna, e auguri tutte le donne a proposito, voleva giocare un po' anche lei, non a CTR naturalmente, voleva giocare al suo gioco lì a DBD. No, Nando è crashato però. Però adesso vediamo un attimino. Perché forse non gioca neanche più. Fino alle 11:30 la cucina, ma veramente? Minchia, che palle. Matteo Sindaco c'è anche. Insane Berserk. Ma aveva invitato anche a me qua. Adesso vedo un attimino perché ho detto, essendo la festa della eccolo lì, vabbè, dai, vengo qua, però non so quanto tempo giocherò ancora. Devo vedere un po' la donna. Se vuole giocare o meno. Ma io negli hotel dove ho lavorato, no. Cioè, nel senso, io parlo per me della sala, e del bar. Chiudevo prima io. Ma porca puttana, quindi tu sei in mezzo alla gente col Covid? Invitate McKean, guarda, lo coso subito tra gli amici lì. Steven McKean, guarda, te lo giuro. Aspetta, te lo giuro, guarda. È tutto attaccato. L'ho trovato, è qua. Due amici in comune. Aggiungi come amico. Adesso gli arriva la richiesta in diretta. Aspetta, io voglio vedere la faccia, ragazzi. Guarda, l'hai vista la faccia piccola. Piccola l'hai vista? Io voglio morire adesso, voglio morire. Voglio morire adesso, voglio morire. Ve lo giuro che voglio morire adesso. Dopo aver visto la faccia di McGinn, voglio morire adesso, in questo istante. Porca puttana, ragazzi. Grande McGinn. Spero che accetti l'amicizia, così ci giochiamo insieme anche.
No, no, vediamo. Tamponi ogni 2 giorni. Minchia, che palle, ragazzi, però. Vabbè. Tu immagino sei vaccinato, comunque. Non capisco cosa si sta facendo. Vabbè. Figa, ragazzi, grande. Grande McGinn. Lo voglio come amico io. Però mi sa che non mi accetta. È quello che ho mandato lo screenshot sul gruppo, che voi pensavate che fosse Twinkle. Ci credo, caso. Io l'amicizia gliel'ho inviata. Si scherza, ma io l'amicizia gliel'ho inviata. Ah sì, no, beh, tanto non accetta. Secondo me non l'accetta l'amicizia. Se l'accetta, vi giuro che ogni qualvolta starò giocando a CTR lo invito a giocare. Ve lo giuro. Sì, anche secondo me è Twinkle. Però vi ripeto, se nel caso accettasse l'amicizia, lo invito tutte le volte che gioco a CTR. Ma veramente. Scusa, ma per quanto tempo dovresti stare sulla nave tu? Hai visto Twinkle? No, ma io non posso giocare con la diretta aperta di McGinn. Veramente, ragazzi. Io non posso giocare con la diretta aperta. Adesso vedo un attimo qua. Se no io veramente la stacco la diretta di McGinn. No, fanculo. Vabbè. L'accetta? Te lo giuro, se l'accetta mi levo le mutande e le lancio per aria in diretta. Non lo faccio vedere perché vabbè, non si può perché è da ban. Ma vi giuro che lo faccio. Sta accettando, ragazzi. No, voglio morire. No, ragazzi, sto guardando McGinn. Se me l'accetta, ti giuro che impazzisco. No, non l'ha accettata. Cazzo, che palle. Sono tristissimo adesso.
Però andate a vedere il mio profilo. Ma che cazzo sta facendo? Mi ha dato l'illusione che accettasse l'amicizia. No, mi ha dato l'illusione. Ha dato solo l'illusione. Ah. Sono rimasto malissimo. Aspetta che intanto guardo che cosa hai scritto. Ma veramente? Puttana Eva, che brutto, ragazzi. Vabbè, immagino. Allora, cioè, tipo, per me è bruttissimo così. Però immagino che prenderei anche abbastanza. E quella era una gara, secondo te? Perché sapevo che quelli che lavorano sulle barche prendono un bello stipendio, abbastanza, ecco. Ma no, l'unica domanda che ho è, ma che cazzo sto combinando? Vabbè, che cioè lavori tutti i 12 mesi dell'anno oppure hai dei periodi, mettiamola così, molto tra virgolette, tipo stagionali, ecco. Cioè tu puoi partire magari per 2 mesi e poi stare fermo un altro mese e ripartire per altri 3-4 mesi, tipo, è un esempio. No, io mi distruggerò la vita adesso d'ora in poi, dato che Maggie non ha accettato la mia amicizia. Mi ha illuso aprendo il mio profilo della Play. Peccato. Ma veramente? Vabbè, io non volevo sapere la cifra precisa perché, cioè, per come sono abituato io, non si dice mai, però in questo caso l'hai detta. No, non sono tanti, effettivamente. Però tu ricevi 2000 al mese o 2000 solo esclusivamente se prendi e ti imbarchi? O comunque lo stipendio che prendi solo se ti imbarchi oppure tutti i mesi lo prendi, lo percepisci? Perché anche per me è poco. Io sapevo, tra virgolette, pensavo che si prendesse più. Non ho fatto in tempo a... Wow!
Ah, quindi ti pagano soltanto se lavori, quindi praticamente come se fosse, mettiamola molto tra virgolette anche questo, un contratto a chiamata, ecco. Ma boh. Se... Cioè, quindi alla fine della fiera, se tu fai un calcolo medio, mettiamo così, più all'incirca, viene fuori che ti danno, non so, 1200 euro. Uè, maestro, ti vuoi unire? Perché se tu fai 6 mesi, to, per 2 sono 12, quindi 12 sono più o meno, sì, sono 1000-1200 euro al mese. Ma boh, per me è pochissimo. Per lavorare a bordo di una nave e stare un sacco di tempo lontano anche dalla famiglia. Va bene, maestro. Pensavo di più, sinceramente. Perché, come ho detto, tu rimani tanto distante dalla tua famiglia e non sai neanche per quanto, da quello che mi stai dicendo anche tu. No, è troppo poco. Ho battuto incubo di Nina, mi sono avvicinato a quel... Ah, ho battuto cosa lì, pan di zenzero lì di merda, come si chiama. Quindi me ne mancano tre. Mi manca drive-in, incubo di Nina e... No, drive-in, scusa. Il circo lì e... L'altra, quale cazza? Circuito di Spario anche. Ho fatto una bella minchiatina, maestro, qui. Ma avrei visto sicuro. Meno male che ho un po' di vantaggio, dai. Ma perché voglio drappare? Voglio drappare sempre una volta in più. Ancora. Oh, non ho fatto una che sia un giro decente lì, eh.
Waze. Sì. Sono il più veloce. Buonasera, signor Ace. Allora, uno, poi e due, grazie, ok, due cazzo, quindi la mia società mi paga quando sono a bordo. Ah, quindi fa la disoccupazione, vada se vada. Lo so, maestro. Ah, ti metti in mala... Ah, è fatta sempre così? Sì, l'ho vista in pieno, Twinkle. Ma ci mancherebbe. Vista in pieno, l'ho vista. Questa, te la ricordi dov'era anche che l'hanno messa? Io me la ricordo in un video di Gioco Bonito, ti ricordi? Che c'era Cantona che faceva la pubblicità. Mi ricordo che avevano fatto un video su YouTube dove c'era Cristiano Ronaldo contro chi cazzo era? Non mi ricordo contro chi, e c'era sta canzone qua. Vabbè, allora qualcosa in più forse prendi con questa cassa marittima qui. Ehi, se vuoi giocare? Non so neanche se hanno fatto partire la gara e non so neanche che pista è, che non ho visto. Vieni, maestro, top. Cioè non faccio in tempo. Non faccio in tempo a fare un cazzo, maestro, che già prendo le sberle. Vabbè, qua vabbè. Motorino, basta. Vabbè, qua mi è andata bene. Sì.
Ok, ok, sentiamo un attimo. Vedete che lì qua. Vi dico solo che sto preparando una figa top, bravo. Cosa vuol dire messo Yu-Gi-Oh! Ace? Ah, non giochi, cazzo. Vabbè. Vabbè dai, prossimo volta. Maestro, ti invito a te allora. Io ho scritto sul gruppo di aspettare prima di startare perché non sono io l'host. Adesso ti invito. Io però tra una decina di minuti stacco. Mi sa che faccio anch'io un paio di partite come te, Jackie, e poi stacco anch'io. Che bisogna parlare con la donna. Allora, dov'è Jackie, maestro? Eccolo qua. Venga. Vai maestro, vai. Ok, due partite e stacco. Ah no, è vero, qua non viene Ace, sbaglio. Pensavo venisse anche lui, è vero. Va bene, caso. Buon lavoro allora. E buonanotte per dopo se non ci sono. Non ci siamo anche più. Spammiamocelo su bene. Cazzo, è vero. Eccola qui. Ma buonasera, buona festa della donna, carale. E il caro maestro sa anche chi è. La mia donna. Caro maestro, oggi ci è toccato. È la festa della donna. Tu cosa gli hai fatto alla tua? Io gli ho comprato un mazzo di fiori. Cosa gli hai preso tu alla tua moglie in questo caso? Bella Madonna! Addirittura l'albero.
sei pazzo, bastava un mazzo di fiori, un vacca, un albero. Minchia, tu sì che fai le cose in piccolo, eh. Eccolo Twinkle. Ma come cazzo è possibile che tutte le volte che parto c'è Twinkle che mi bombarda? Ma come? Tutte le volte che parto, anche prima. Come cazzo è possibile? Ancora? Che adesso Twinkle è incazzato nero, mi lancerà chissà che cazzo mi lancia. Ma che cazzo avete combinato qui? Ok, un'altra quest'acqua, ragazzi. Accontentati, che cazzo vuoi? Lui tutto l'albero, accontentati del mazzo di fiori, scusa. Per i suoi di chi? Vabbè, sì, a tutti. Sì, no, ma tu fai bene, maestro, sai perché? Perché tu i prossimi San Valentino non c'è bisogno che vai a comprare come noi stupidi le cose. Gli dai quella lì dell'albero. È avuto una bella idea. Hai avuto, maestro, è vero. Peccato che non ho casa mia propria, perché sennò l'avrei pensato io. Benvenuto Marita Capo. No, Carrita Capo. Non pensate. No, di per sé effettivamente il seme come l'albero non costa tanto quanto se poi vai a fare un calcolo annuale di quello che ti costa comprargli una mimosa o un mazzo di fiori alla donna, o in generale comunque.
Fica, speriamo di no. Che pista è uscito che non ho visto? Che sto guardando, sto parlando qua di alberi. Minchia, se anche il maestro Jackie concorda, allora la odio sicuramente anch'io, mi sa. E che pista è? Già, è l'ultima tanto per noi, ma... Cioè, per me è l'ultima. Beh, oddio. Ah, piramide, sì. È una pista di merda. Piramide... È una pista di merda. Ma tu hai detto che facevi un paio di partite, maestro. Guardati le spalle! No, bastardo! Pezzo di fango! Non sono riuscito a prenderti con le bombe e hai preso tu. Qualcuno l'ha levato, mi sa, no? No, ma no, non l'ho presa, che palle. Bastardo, questo sei stato tu, Jack, a metterla lì la nitro. Cazzo, adesso anche Twinkle, basta, è finita. È finita, basta. Ma sì, vaffanculo. Ma vaffanculo! Vaffanculo, dai! Che cazzo vuol dire? Doveva passare lo stesso e non è passato, sto coglione. Vaffanculo, Cristo! Buon, basta. Io mi sa che stacco. Adesso non ho capito perché non riesco a fare il raid, porca puttana. Come cazzo si chiama? Io lo faccio a Mekin. MCGG. MCGG. Ah, ma devo scriverlo esattamente uguale. Allora, M. CG. È un DJ. Se mi parte lo faccio veramente il raid da lui. Come un nome utente non valido?
No, lo faccio davvero. A meno che non avete qualcuno da fare ride. Se no, lo faccio veramente a lui. Non sto scherzando. Twinkle, preparati allora. Dai, 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 dove cazzo è che... Con questo qua multicolore, vi lascio lì. Aspettate un attimo. Vi metto intanto la canzone di Betta in sottofondo. La faccio davvero il raid a sto qua. No, beh, dai, non c'è. Vediamo un po' di altro che c'è. McGinn è l'unico. Oh no, Jans c'è, che mi sa che sta facendo ranked. Andiamo da lui, dai. No, andiamo da McGinn, che fa più ridere, dai, vaffanculo. No, Twinkle, io stacco che... Twinkle, preparati, eh. Preparati. Questa è la canzone di Betta. Sì, glielo faccio lui io. Twinkle resta perché io glielo faccio. Non mi vergogno. Tanto che cazzo. Dai, basta, andiamo. Dandilava. Grandissimo. Vediamo se... Dai, ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Buonanotte a tutti. Perché non va?